Ciao a tutti ragazzi, oggi sotto il rabattone partiamo per andare a vedere la rocca di Calascio. Ve lo sconsigliamo già ad agosto perché noi, guardate lì c'è il camper, siamo in questo parcheggio gratuito sotto il paese di Calascio e niente, ci va bene che sia coperto un pochettino, però la strada è lunga e non è l'ideale farla alle 2 del pomeriggio di agosto, quindi strada facendo ve lo diciamo se è così stancante o meno. Tipo che io ho bagnato Milka veramente 2 minuti fa è già asciutta quindi dobbiamo portarci e tanta acqua. Era tutta bagnata e umidita. Vabbè, adesso andiamo a vedere la rocca. Per il momento siamo fortunati, nel senso che c'è qualche nuvoletta che ogni tanto copre, e questa è una bellissima cosa. Gradi, non lo so, mille gradi ci saranno. Praticamente si sale dal parcheggio lì, ci sono i cartelli per il centro, si cominciano delle scalinate che ci porteranno sopra al paese. Non è stata una saggia idea. Ragazzi, non fatelo voi. Ah no, dai. Sono un po' caldo. No. Cioè, vedo... Cosa volevi fare? Buttarti dentro? Sì, nella vasca. Giuro, lo facevo. Peccato che è vuota questa vasca, sennò ci buttavamo dentro. Non si fanno queste cose. È per quello. Si fanno queste cose. È per quello che l'hanno svuotata, che sennò la gente salta dentro. Chissà quanti hanno avuto questa idea. Ma il bello è che, cioè, abbiamo fatto 200 metri, non di più. Forse di meno. Cioè, siamo già allo strazio dopo 200 metri. Ma perché è caldo, cioè. Vabbè. Andiamo, riprendiamo. Bello però qua, c'è fresco. Finito il fresco. Abbiamo imboccato il sentiero, ma siamo ancora praticamente nella parte del paese, cioè c'è il sentiero che passa tra un pezzo e l'altro della strada. Là si vede qualcosa già, ma la cosa più bella è che sono arrivate un po' di nuvole. La cosa più bella è che non ci sia il sole, è la cosa più importante. Là ci sono i camper. Che bel fresco all'ombra delle piante. A fare le riprese. Senti che bel frinire. Sono stanca. Dai, vieni a bere la cotta, mi cotti. Vai a bere, Milka. Vai. Pausa al fresco delle piante. Però ci sta andando benissimo, andiamo con calma. È andato via completamente il sole. Adesso piove. Quindi se rimarrà così siamo fortunatissimi. Arriverà a piovere. Se non fosse per la macchina fotografica non me ne fregherebbe niente, anzi meglio, preferisco prendere l'acqua. Preferisco prendere l'acqua piuttosto che il rabattone.
là si intravede già, Madonna, uno sputo, siamo già arrivati, ci abbiamo messo un attimo. Cosa? Mancano ancora 20 minuti d'acqua. Perché vuoi aumentare i chilometri facendo l'asfalto? Volevo fare la strada per fare meno fatica. Ma Marta continua a tagliare. Siamo arrivati a Rocca di Calascio, ma non è la rocca. Non è la fortezza. Adesso da qui facciamo il borgo. E poi 700 metri arriviamo alla rocca, sperando che non piova. Siamo passati da un estremo all'altro, dal problema del sole al problema dell'acqua. Vieni qua bello, questa qua cos'è, il pasto? Oh. Oh no, a me no. Potessi io trovare un bicchiere. Perché Milka fa la schizzinosa. Cioè c'era qui la ciotola d'acqua e non beve. Perché probabilmente sente gli odori degli altri cani o qualcosa e non beve. Spini. Hai visto quanti spini che ci sono qua? Ma racconta perché, altrimenti non capiscono. Niente, non sapevamo cos'erano, abbiamo chiesto a un signore che ce li aveva in mano e ci ha detto... Un personaggio. Simpatico. Sì. E ci ha detto, sono gli spini! E praticamente quando li raccoglie... Bisogna stare attenti e togliere subito le spine sotto e... Perché altrimenti ti si arrampica. e ci ha detto che si raccolgono, si spruzzano con la lacca, quella per i capelli, così non si deteriorano e si possono tenere lì. Non so se servono come ornamento o... Non credo che profumino, no? Perché una volta che ci hai messo sopra la lacca... Io non oserei annusare. E niente, però sono molto belli. Qua a guardare gli spini non ci siamo accorti che siamo arrivati sotto la rocca. Siamo quasi! Che bella che è tutta quella zona qua, che anche quando arrivi sotto è bella, bellissima. Non sei pentito? Guardate che panorama, eh? Non sei pentito? No, pentito no, anzi, bellissimo. Ma siamo stati fortunatissimi e quella è la cosa bella. Comunque ve lo sconsigliamo col rabattone di agosto, ragazzi, perché... Scoperta sotto il sole è meglio evitare in piena estate e le ore più calde. Siamo a 1400 metri. Siamo a 1400 metri. Però non fa fresco, come potrebbero essere 1400 metri in Lombardia. Si sente che siamo a metà dell'Italia. Che panorama! Thank you.
si riparte, torniamo al camper. Bellissima è la rocca, veramente. C'è tanta gente perché siamo ad agosto. Però una bella giornata nuvolosa d'agosto. Dai, adesso scendiamo e torniamo da Argo, che si riparte. Guardate invece com'è veloce la discesa, eh? 3, 2, 1, 0! Arrivate al camper! Bon. Ciao a tutti ragazzi! E anche questa sfaticata è andata! Questo video finisce qui. Alla prossima! Al prossimo video! Ciao ciao!